Come riconoscere una pompa di calore progettata per fare riscaldamento rispetto a un condizionatore trasformato in pompa di calore? Lo scopriremo oggi in questo video e se non l'hai ancora fatto, clicca sul tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Fare la scelta giusta e non trovarsi delle bollette elettriche esagerate è l'obiettivo di tutte quelle famiglie che vogliono abbandonare il gas per riscaldare con una casa completamente elettrica. Come hai potuto vedere in altri video, ci sono molti dettagli da valutare quando scegli di staccarti dal gas, tipo fare una preanalisi accurata, calcolare bene il fabbisogno termico, farti dare una relazione di quanto consumerà la pompa di calore, affidarti a un installatore serio, leggere le sue recensioni su Google, farsi dare la lista e le foto degli impianti che ha già realizzato, dando quindi per scontato tutti questi requisiti che dovrà avere l'azienda che ti sta seguendo nel progetto di vivere senza gas. Un ruolo fondamentale ce l'ha la pompa di calore stessa. Come ben sai, ci sono due macrofamiglie, pompe di calore che sono state costruite, progettate per fare riscaldamento, e condizionatori trasformati in pompa di calore. Ma perché dovresti stare alla lontana dei condizionatori trasformati? Perché consumano tanto e non riescono a riscaldare casa alle temperature esterne troppo basse. Infatti molti di questi condizionatori trasformati li trovi all'interno delle caldaie ibride, di quelle soluzioni ibride dove c'è la caldaia e la pompa di calore a fianco. Infatti questi condizionatori trasformati non riuscirebbero a scaldare quando fuori fa troppo freddo. Assurdo per una pompa di calore che invece dovrebbe riscaldare sempre, tutti i giorni dell'anno. In parole povere, con i condizionatori trasformati stai buttando via i tuoi soldi invece di investirli bene nella tua casa. È come acquistare un'automobile che fa 5 km con un litro e dovertela tenere per i prossimi 20 anni. Allora, come accorgerti se ti stanno proponendo un condizionatore trasformato in pompa di calore? Semplice, c'è un solo parametro che devi verificare e non devi essere un tecnico per trovarlo. Nella pratica, un tecnico riuscirebbe a distinguere una pompa di calore costruita per riscaldamento rispetto a un condizionatore trasformato, se avesse a disposizione la macchina davanti. Ma se hai la macchina davanti, significa che l'hai già acquistata e che hai già dato i tuoi soldi a qualcuno. Oggi invece ti darò un parametro che troverai nella scheda tecnica. È un parametro, un dato, un singolo valore. Prima però ti voglio mostrare cosa intendo per condizionatore trasformato. Allora ti porto giù con me che te ne mostro uno. Ciao, eccoci qui allora davanti a un condizionatore trasformato in pompa di calore. Ecco, qualcuno potrà dire no, ma questo qui è un condizionatore, non è una pompa di calore, ma guarda che ti assicuro che questa è stata venduta come pompa di calore per impianto di riscaldamento a pavimento e per produzione di acqua calda sanitaria. Se non ci credi, vieni qui nei miei uffici che ti mostro l'etichetta dietro e il catalogo del produttore. Ecco, da cosa puoi capire che era un condizionatore trasformato? Beh, intanto dal compressore. È piccolo, è incastrato lì dentro e se c'hai un problema nel compressore qui butti via tutto perché è impossibile tagliare tutti i tubi per sistemare il compressore. Poi l'altra accortezza è il ventilatore, no? La ventola. Ci sono quattro pale in plastica tenute insieme da un bolloncino da 10 come fosse un ventilatore da casa per fare aria in salotto. E poi l'altra cosa è come sempre la batteria, quindi la batteria con le alette molto vicine una all'altra che causa poi degli sbrinamenti molto frequenti durante l'inverno, durante le giornate fredde e soprattutto umide. L'ultimo parametro non meno importante è il prezzo. Quindi quando ti porteranno il preventivo valuta bene il prezzo perché un condizionatore trasformato in pompa di calore sicuramente non può costare come una pompa di calore professionale, quindi i condizionatori trasformati costano meno. Bene, allora adesso torniamo su che continuiamo il nostro discorso. Ora che l'hai vista ti svelo il dato che troverai nella scheda tecnica per capire se è un condizionatore trasformato o se è una pompa di calore seria, quindi professionale. Ti devo però fare una premessa un po' tecnica, spero di riuscire nel farmi capire. Il circuito frigorifero all'interno della pompa di calore può essere progettato per avere massime rese in riscaldamento oppure per avere massime rese in raffrescamento. Non può avere alta resa, quindi alta efficienza, sia d'estate che d'inverno.
o rende bene da una parte o rende bene da un'altra. Le varie componenti come il compressore, l'evaporatore, la valvola di laminazione, il condensatore sono assemblate e tarate per rendere bene o d'inverno, quindi riscaldamento e quindi avere alti COP, oppure per rendere bene d'estate e quindi il raffrescamento ed avere alti ER. L'ER è l'equivalente del COP d'estate, cioè l'efficienza della pompa di calore quando va in raffrescamento. Tipicamente un condizionatore ha un ER molto elevato rispetto al COP, perché rende più d'estate che d'inverno. Tu avrai un esempio a casa: se hai un condizionatore d'inverno farà molta fatica a riscaldare, quando invece d'estate state bene al fresco dentro casa. Quindi l'unico dato che ti dice se stai acquistando un condizionatore trasformato oppure una pompa di calore professionale è proprio l'ER. Se dalla scheda tecnica nelle condizioni A35W18, significa con aria esterna a 35 gradi d'estate e con acqua raffreddata a 18 gradi, l'ER è superiore a 4, significa che molto probabilmente stai acquistando un condizionatore trasformato. Attenzione, aria 35, acqua 18 gradi, non acqua a 7 gradi. E questa cosa non me la sono inventata io, te lo può confermare qualsiasi tecnico, qualsiasi frigorista che abbia esperienza sui circuiti frigoriferi. O un circuito frigo è progettato per rendere e consumare poco in inverno, quindi in riscaldamento, o un circuito frigo è progettato bene per rendere molto d'estate in raffrescamento e di conseguenza rendere poco d'inverno. Quindi mediamente con alti ER ti ritrovi bassi COP reali. Bene. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti do appuntamento al prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e sulla campana a fianco per ricevere in anteprima i miei prossimi video. E se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto.